a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie letture del mese di ottobre. Come al solito vi parlerò sia dei libri che dei fumetti che ho letto questo mese. E direi di partire proprio dai fumetti, visto che di solito li lascio sempre in fondo, soprattutto i manga, quindi questa volta invertiamo. Finalmente è uscito e ho potuto leggere il volume 2 di Amarsi e Lasciarsi di Osaki Saka, edito dalla Planet Manga al prezzo di 4,50€. È la nuova serie della Saki Saka di cui ho amato A un passo da te. Il primo volume di questa nuova serie mi aveva letteralmente stregata e coinvolta tantissimo. Anche questo secondo volume non mi ha delusa per niente e anzi mi ha sorpreso molto. Pensavo che Yuna, una delle protagoniste, la più timida e introversa, continuasse, diciamo, questo ruolo all'interno della storia e invece mi ha sorpreso veramente tanto. Se state cercando un nuovo shoujo da leggere, consigliatissimo. I disegni poi sono qualcosa di meraviglioso. Sempre a proposito di shoujo, ho letto anche Le situazioni di lui e lei, volume 3 di Masami Tsuda, edito dalla Planet al prezzo di 4,50€. E questa serie mi sta appassionando e piacendo sempre di più. Conoscevo già grandi linee la storia, quindi è bello rivedere alcune cose che magari conoscevo già e scoprirne di nuove. In particolare mi piace molto come si entra nel profondo dei personaggi, che sono veramente molto complessi. E in questo terzo volume in particolare incominciano le note dolenti, i problemi, quindi sarà interessante vedere come faranno fronte a tutte queste situazioni che sembrano essere contro la coppia. Finalmente ho letto anche, cioè preparatevi perché questo mese ho letto soltanto cose bellissime. Ho letto anche il numero 2 di Idamari Gakikoeru di Fumino Yuki, edito dalla Flashbook al prezzo di 7,50€. Questo è il secondo e diciamo conclusivo volume di questa serie. So però che l'autrice ha scritto anche qualche cos'altro che riguarda questi due personaggi, però ecco, la storia principale si conclude in questi due volumi. Questo manga parla di due ragazzi che si conoscono all'università, uno di questi ha problemi di udito, non è sordo però non ci sente bene, e l'altro è un tipo molto esuberante che si propone di prendergli appunti a lezione in cambio di un bento, il cestino da pranzo. È una storia che parla di amicizia, di handicap, è una storia molto tenera e dolce, ma affronta delle tematiche secondo me anche importanti con una delicatezza unica. Questo manga mi ha semplicemente conquistata, mi ha emozionata veramente tanto. Ero curiosa di sapere come sarebbero evolute le faccende fra i due personaggi, i problemi, se li avrebbero superati o meno, insomma. Bellissima, è una storia veramente stupenda. Ultimo manga letto questo mese, Sunny di Matsumoto, edito dalla J-Pop al prezzo di 9,90€. È una serie di cui stanno parlando in tanti ultimamente, ha vinto diversi premi, però io non mi ero informata più di tanto. L'ho sfogliato in libreria, il tratto mi sembrava particolare, un po' diverso dal solito a cui sono abituata, quindi ho detto diamogli una chance. Devo dire che non sono rimasta per niente delusa da questa storia, ma anzi soltanto sorpresa e molto colpita. La storia parla principalmente di un gruppo di ragazzi di età differenti che si ritrovano in un istituto, un orfanotrofio. Sono quindi dei bambini, delle bambine che non vivono con la propria famiglia o perché ci sono dei problemi a livello di salute o perché magari i genitori non sono più in grado di occuparsi dei figli perché hanno problemi di alcolismo e altre cose. Non viene spiegato tutto subito ed è una cosa che apprezzo tanto perché scopriamo poco alla volta, la storia di questi ragazzi, dei personaggi e impariamo così a conoscerli. Sono dei bambini, dei ragazzi che il più delle volte hanno difficoltà a socializzare con gli altri, anche perché vengono un po' messi da parte anche dai loro compagni di classe, no? I bambini senza famiglia, non sono voluti. Sono molto curiosa di andare avanti con questo manga perché le storie di questo genere, un po' drammatiche, introspettive, mi piacciono e soprattutto mi piace poter riflettere quando leggo qualcosa. Continuando con i fumetti, ho letto il numero 4 di Saga, edito da Bao Publishing al prezzo di 14€. Vi parlo spesso di questa serie perché mi piace tanto. È un misto fra sci-fi e fantasy, quindi c'è una lotta fra due popoli diversi nella galassia, ma in realtà coinvolge tantissime persone diverse. È una storia quindi di fantasia, ma che secondo me tratta delle tematiche attualissime. I personaggi sembrano più che umani. Infatti, in questo quarto volume, secondo me, iniziano a farsi prepotenti i difetti dei protagonisti, ed è una cosa che da una parte mi dispiace, perché comunque bene o male mi sono legata a questi personaggi, quindi vederli crepare, nel senso vedere vedere che si stanno un po'
distruggendo e sgretolando quelle certezze, quella forza che avevano, mi dispiace, però al tempo stesso li rende molto più umani e verosimili ai miei occhi. Continuando, ho letto Gli anni che restano di Brian Freschi e Davide Auriglia, edito da Bow Publishing al prezzo di 17 euro. Di questo fumetto trovate tra l'altro un'intera video recensione dedicata, quindi ve la lascio nelle schede qua sotto in descrizione. Mauro riceve la notizia della morte del suo caro amico di infanzia Antonio e per questo si recherà a Milano, città in cui sono cresciuti, in cui è nata la loro amicizia, e questo viaggio non sarà soltanto fisico, ma soprattutto un viaggio nel suo passato, nei ricordi. Quindi scopriremo di più sull'amicizia fra Mauro e Antonio e soprattutto scopriremo i motivi che li hanno portati ad allontanarsi col passare del tempo. È una storia che ho trovato molto forte ed emozionante, in cui secondo me tante persone si possono rivedere, perché parla appunto di amicizia, ma anche di ricordi. I disegni e i colori di questa storia mi sono piaciuti veramente tanto, soprattutto i colori perché penso riescano a comunicare molto facilmente il mood, della storia, come si sentono i personaggi, se si sta parlando di qualcosa presente o passata. Abbiamo poi La giusta misura di Flavia Biondi, un fumetto edito da Bow Publishing al prezzo di 19 euro. Io sono stata alla presentazione in anteprima di questo fumetto, ho conosciuto l'autrice e abbiamo anche scambiato due parole in live su Instagram, quindi ho tante emozioni collegate a questo fumetto che non riguardano esclusivamente la storia, che è comunque meravigliosa. Manuel e Mia sono due ragazzi che si stanno avvicinando ai 30 anni, sono innamorati, stanno insieme, ma vivono ancora assieme a degli studenti universitari. Un po' perché in effetti è difficile andare a vivere da soli e un po' perché sono ancora legati a quel mondo, sono ancora un po' indecisi sulle proprie vite. In questa storia metteranno in discussione non soltanto la loro storia d'amore, ma proprio se stessi. È un fumetto che secondo me parla tantissimo alla mia generazione. Io mi sono rivista moltissimo in entrambi i protagonisti di questa storia, probabilmente un po' di più in Manuel, perché è un ragazzo con dei valori fortissimi che vede tutto bianco o nero. La storia è ambientata a Bologna, città universitaria per eccellenza, e non è soltanto sfondo di questa storia, ma secondo me è anche uno dei protagonisti. I disegni di questo fumetto mi sono piaciuti veramente tanto, soprattutto i volti dei personaggi che ho trovato molto espressivi, e poi sono caratterizzati da questi puntini, lentiggini, che non lo so, li rendono diversi. È una storia che mi è piaciuta veramente tanto perché è riuscita a parlarmi direttamente. Mi sono potuta rivedere tantissimo nelle situazioni, nei personaggi, sia nel bene che nel male, perché comunque ci sono anche tanti difetti di questi personaggi. È quindi una lettura che vi straconsiglio di fare, non potete perdervi questa meraviglia. Proseguendo, ho letto il terzo volume di Descender. Questa serie mi sta piacendo tantissimo, sto apprezzando sempre di più i disegni che all'inizio mi avevano un po' destabilizzato perché non sono sempre ben definiti. Purtroppo non posso farvi vedere delle tavole, se no rischio di farvi dei grossi spoiler. Rispetto ai precedenti volumi, questo mi è piaciuto un po' meno, forse perché la storia non va tanto avanti quanto indietro alla riscoperta di alcune cose, e è comunque molto interessante perché ci permette di conoscere meglio i personaggi, avere un quadro più completo della storia, però io sono troppo curiosa di vedere che cosa succederà poi. Passiamo ora ai libri che ho letto questo mese, che sono tutti libri in inglese. Il primo che ho letto è Artemis di Andy Weir, un libro che deve ancora uscire sia in inglese che in italiano, ma che io ho potuto leggere in anteprima grazie a NetGalley. Il 14 di novembre troverete la mia recensione sul blog, quindi vi consiglio di tenere d'occhio il blog per l'appunto, ma in sostanza Artemis mi incuriosiva tantissimo perché parla di una città sulla Luna. Buzz è una ragazza che vive appunto sull'unica città sulla Luna, Artemis, facendo un po' la fattorina, lavorando un po' nel mercato nero. È una ragazza in cui tutti riconoscono del gran potenziale, ma che non ha tanta voglia di impegnarsi. Il suo unico scopo è sostanzialmente fare soldi. Un giorno uno dei suoi più ricchi clienti le propone un affare totalmente illegale, però a una cifra considerevole. Da lì in poi le faccende evolveranno. È una storia che mi è piaciuta tanto, soprattutto per l'ambientazione. L'autore è stato in grado di creare una città immaginaria, ipotetica, sulla Luna, che ai miei occhi è apparsa super reale e fattibile. Ed è una cosa
non da poco, è descritta davvero nei minimi dettagli, non soltanto per quanto riguarda l'estetica, ma soprattutto per il funzionamento, diciamo, della città, a partire dall'aria, il cibo, come funziona questo, quell'altro. Ci sono delle descrizioni tecniche veramente molto approfondite che non risultano, secondo me, pesanti. È una serie veramente molto dinamica, ricca d'azione, di colpi di scena, alcuni abbastanza prevedibili, altri effettivamente inaspettati, ma quello che non mi ha convinto al 100% sono i personaggi, a partire dalla nostra protagonista, che non mi è piaciuta affatto. La protagonista ha una personalità molto forte, ha un carattere autoritario, indipendente, ed è l'unico personaggio, secondo me, ben caratterizzato all'interno della storia. Mi è dispiaciuto perché in realtà i personaggi che mi sono piaciuti di più sono quelli minori, secondari, che vengono semplicemente abbozzati. In generale è stata quindi una lettura veramente molto interessante, che non ha deluso minimamente le mie aspettative. Ho letto poi Station Eleven di Emily Mandel, libro che esiste anche in italiano con il titolo Stazione 11, troverete poi tutti i libri fumetti citati qua sotto in descrizione. L'edizione che ho io è della Picador e ha un prezzo di copertina di 8,99 sterline. Ero molto curiosa di leggere questo libro perché si tratta di un distopico, sci-fi. Ultimamente sono molto affascinata da questo genere, quindi quando poi è stato proposto nel gruppo di lettura che sto bene o male seguendo, ho detto è giunto il momento di leggerlo. La storia è ambientata in un ipotetico futuro in cui la popolazione è stata decimata a causa di un'influenza e quindi i pochi sopravvissuti devono andare avanti con i resti della civiltà, perché infatti non c'è più elettricità, acqua corrente, devono procurarsi da per loro il cibo, insomma si riparte diciamo da capo. E questo aspetto della storia mi è piaciuto veramente tanto, vedere come i vari personaggi di questa storia, perché ci sono tanti personaggi, affrontano in maniera diversa questa nuova civiltà, questo nuovo mondo. Però, secondo me, non è abbastanza approfondito, non si entra veramente nei dettagli, ed è una cosa che mi è mancata tanto, perché era quello che mi aspettavo dalla storia, che si parlasse appunto di un nuovo mondo, tra virgolette, un nuovo inizio per l'umanità. È una storia invece che si focalizza molto di più sull'umanità, sui personaggi. Come vi dicevo, ci sono tanti personaggi all'interno di questa storia, seguiamo varie vicende e soprattutto scopriamo anche molto del passato di questi personaggi. La storia ci narra il presente, quindi dopo l'influenza, ma anche prima. Ed è una cosa che non mi ha convinto perché, a parte il fatto che non ero interessata a sapere della vita quotidiana di personaggi quando il mondo era quello che conosciamo oggi, ma non ero sempre interessata a scoprire qualcosa di più di questi personaggi. E questo ha reso molto difficoltosa la mia lettura, perché c'erano dei momenti in cui la storia andava avanti, si scopriva qualcosa di più sul nuovo mondo, delle cose anche abbastanza grottesche derivanti dai fanatici, e poi ci si fermava e si tornava indietro per scoprire il passato di alcuni personaggi che sinceramente non mi interessavano. Ho sentimenti quindi contrastanti riguardo a questa lettura, perché l'ho trovata veramente molto ben scritta, nonostante sia in inglese non l'ho trovata troppo difficile. Riconosco che ci sia un bel intreccio all'interno di questo romanzo, perché seguiamo le vicende di personaggi diversi che sembrano non c'entrare nulla gli uni con gli altri, ma in realtà sono tutti collegati fra di loro. E l'ho trovato un romanzo anche abbastanza realistico, soprattutto per quanto riguarda la psicologia di alcuni personaggi dopo la fine di quello che era il mondo dopo questa influenza. E infine ho letto A Court of Thorns and Roses, che sicuramente ho detto malissimo, ma perdonatemi, io e l'inglese facciamo a pugni, di Sarah J. Maas, e A Court of Mist and Fury. Si tratta del primo e secondo libro della trilogia di Sarah J. Maas, non tradotta ancora in italiano, editi dalla Bloomsbury al prezzo di 7,99 sterline. È una serie che è già uscita da un po' di tempo, ma qui non mi ero mai avvicinata perché non ero particolarmente interessata, fino a quando la mia amica Sara non mi ha, tra virgolette, costretta a leggerlo, perché me ne parlava sempre molto bene, mi faceva vedere foto, gadget, cose a tema, insomma ero curiosa alla fine di leggerlo anche io, e quindi mi sono decisa
E non potevo fare cosa migliore perché mi sono innamorata per ora di questa storia. Dico per ora perché sto leggendo il terzo e conclusivo volume, ho paura che mi demolisca le cose belle che sono successe nel secondo. Questa storia parla di un mondo in cui esistono umani e fate. Le fate negli antichi tempi usavano gli umani come schiavi, come animali, insomma li sfruttavano finché si è raggiunta una sorta di, tra virgolette, pace in cui gli umani e le fate vivono separatamente, fino al giorno in cui Feyre, la nostra protagonista, non uccide una fata nel bosco e il sovrano della corte a cui appartiene questa fata prende Feyre e la porta alla sua corte in cambio della vita che ha sottratto, una vita per una vita in pratica. Feyre è una ragazza che odia nella maniera più assoluta le fate, quindi è molto buffo soprattutto all'inizio vedere come si rapporta a questo nuovo mondo, che a me è piaciuto da impazzire. A me piacciono le fate, soprattutto se sono i cattivi della storia. Non a caso mi è piaciuta tantissimo La cacciatrice di fate di Elizabeth May. Comunque, mi piace il modo in cui viene descritto questo mondo, i vestiti, i profumi. Ci sono delle descrizioni non invadenti che riescono veramente ad immergerti nella storia ed è una cosa che ho apprezzato molto. Non mi è piaciuta però la protagonista Feyre, che è quella che ci racconta la storia, e secondo me questo rende un po' più debole la storia del primo volume, almeno. Infatti è un personaggio che io non sono riuscita a capire profondamente, perché in un momento si comportava in un modo, nel momento successivo l'opposto, e quindi per me era difficile entrare in empatia con questo personaggio e capirlo fino in fondo. Andando avanti con la storia, soprattutto nel secondo volume, ho incominciato ad apprezzarla e a capirla un po' di più, e quindi il fatto che la storia sia narrata dal suo punto di vista non mi è pesato più di tanto. Questo primo volume si rifà molto alla storia della Bella e la Bestia e ci sono dei riferimenti che si sentono, ma che non sono invasivi, nel senso si vedono che ci sono dei rimandi, dei richiami alla storia degli elementi che caratterizzano La Bella e la Bestia, però al tempo stesso è una storia completamente originale, quindi mi è piaciuta veramente tanto. Soprattutto da come ne sentivo parlare pensavo che ci fosse una componente romance, una storia d'amore invadente all'interno di questa storia, cosa che invece non è stata. C'è sì una storia d'amore, ci sono dei risvolti comunque più sentimentali, ma non sono il fulcro della storia, almeno non per quanto riguarda il primo libro. Nel secondo è sì più accentuato, ma comunque prevale la parte fantasy, dinamica, questa lotta ad affrontare i nemici. Nel complesso è una storia che mi ha intrigata e catturata tantissimo fin dalle prime pagine, soprattutto per quanto riguarda il secondo volume, che è quello che al momento mi è piaciuto di più. Non riuscivo a staccarmi dalle pagine, veramente, avevo dei problemi, stavo in piedi fino alle 2 di notte per leggerlo perché ero troppo curiosa di sapere che cosa sarebbe successo dopo. Questo secondo volume mi è piaciuto di più innanzitutto per dei risvolti più inaspettati rispetto al primo libro, succedono tante più cose e soprattutto si conoscono meglio le varie corti di questo regno delle fate. Ci sono tantissimi personaggi in più che vengono ben descritti, che mi sono piaciuti da morire. Devo ammettere poi che la parte più sentimentale di questo libro mi è piaciuta tantissimo. Veramente, veramente tanto, cioè sembravo tipo una schizzata perché mi emozionavo tantissimo per i personaggi e allo stesso tempo soffrivo. Quando un libro riesce a coinvolgerti ed emozionarti, a comunicarti qualche cosa, secondo me è magnifico. C'è anche una piccola cosa che non mi è piaciuta tantissimo, non solo in questo primo libro, ma nella trilogia in generale, però non posso dirvelo perché farei spoiler. Queste erano quindi tutte le mie letture del mese di ottobre. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se anche voi avete letto uno di questi libri o fumetti che ho citato. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!